eccetera, in modo da suscitare interesse nel lettore. Ho pensato soprattutto agli studenti, devo dire, ai quali ho cercato di fornire una serie di risposte, di inquadramenti e di ricostruire un iter che ci possa aiutare a capire perché oggi il reddito pro capite del Mezzogiorno è il 55% di quello del Centro-Nord, perché tutti gli altri parametri sono inferiori e perché questa serie di problematiche che esisteva già al momento dell'unità, attenzione, non nella dimensione di dislivello di oggi, ma sicuramente in una dimensione di dislivello. Adesso cercherò di chiamare il libro perché questa problematica sta ancora aperta. Perché è inutile negarsi, è inutile girare, far finta di niente. Nel momento in cui in uno Stato nazionale, intendiamoci, non nell'Unione Europea, perché nell'Unione Europea tra Stati diversi ci può stare, voglio dire, una parte, uno Stato e un altro ci siano grossi dislivelli. Gli Stati sono diversi, ma in uno Stato nazionale, il cui primo compito è quello di assicurare i livelli minimi di partenza di servizi sociali e possibilmente anche di reddito uguali, questi dislivelli sono un problema. E sono, devo dire, tornando allo dualismo, e qui sono d'accordo con il sindaco, costituiscono l'unica grande problematica alla quale lo Stato unitario nato dal Risorgimento non ha trovato ancora una risposta. Perché di tutti i problemi, se noi guardiamo, ritorniamo al momento dell'unità, di tutti i problemi che l'Italia aveva, tutti i problemi che aveva sul tappeto di Arzotti, tutti, tranne uno. Il problema del Mezzogiorno. Io anticipo, io non sono per un tipo di storiografia accusatoria, recriminatoria, cerco di capire le cose. Cercando di capire le cose e i diversi passaggi nei quali ci sono stati interventi per cercare di risolvere problema del Mezzogiorno, a partire dalle prime leggi speciali, il discorso poi sull'ultimo quarantennio è un discorso che merita attenzione perché furono fatte molte cose, senza avere però un intervento straordinario, una legislazione mirata specificamente al Mezzogiorno. Va bene. Però ricordo, è stato detto che il Sud non aveva ferrovie al momento dell'unità, aveva un centinaio di chilometri di ferrovie intorno a Napoli, va bene, intorno a Napoli, tutto il resto del Mezzogiorno non aveva neppure un chilometro, va bene. E la ferrovia nell'Ottocento era il mezzo attraverso il quale passava l'industrializzazione, passava la modernizzazione. Il motore a scoppio non era noto ancora, non era stato scoperto, quindi il confronto era tra le strade carrozzabili con diligenza e la ferrovia. Il mercato nazionale si creava così, se non c'erano queste infrastrutture non poteva nascere l'industrializzazione. Ebbene, guardate, alla vigilia della prima guerra mondiale, riguardiamo le statistiche, senza nessun intervento particolare a favore del Mezzogiorno, la dotazione di ferrovie pro capite per abitante nel Mezzogiorno era diventata superiore a quella del Centro-Nord. E così anche la dotazione di chilometri di ferrovie per unità di superficie. Si dirà, ma allora l'inferiorità di oggi è arrivata dopo. Perché con lo Stato liberale, senza cassa per il Mezzogiorno, senza leggi speciali, eccetera, eccetera, le ferrovie a binario unico avevano pareggiato il dislivello che esisteva al momento dell'unità
E non era ministro del Lavoro, perché il Mezzogiorno aveva 100 chilometri di ferrovie, il solo Piemonte ne aveva 850 di chilometri di ferrovie aperte. Va bene? Quindi non era stato un disgrazia, lo aveva fatto. Dopo,